Nel capitolo 1053, viene rivelato che Rufy e Buggy hanno sostituito Kaido e Big Mom come nuovi imperatori dei mari. Il fatto che Buggy sia diventato uno dei quattro imperatori è stato davvero inaspettato. Ma se ci fossero prove di prefigurazione e ragionamenti logici, andiamo ad analizzare cosa hanno in comune Buggy e Rufy rispetto ai precedenti imperatori. Analizzando le somiglianze tra i precedenti imperatori, ci sono alcuni criteri che li accomunano. Il primo requisito è avere un equipaggio di pirati piuttosto numeroso. Buggy può contare sulla sua Buggy's Delivery, un'alleanza composta da Kabaji, Alvida, Galdino, Moji, Ricci eccetera, ma anche dai detenuti di Impel Down, tutti pericolosi criminali e incredibilmente forti, oltre a ex mercenari come Airuden il gigante. Il secondo requisito è essere una minaccia per il governo mondiale. Buggy, oltre ad essere un pirata, è anche a capo della Buggy's Delivery, specializzata nell'invio di pirati e altri potenti guerrieri, per assistere un paese o un gruppo in battaglia, a patto che lo paghino. Il terzo requisito è possedere un territorio. Questo è ciò che Law e Kid non hanno, o non hanno mai detto di avere. Tutti gli imperatori hanno un nascondiglio, o un territorio o un'isola sotto la loro protezione, invece di essere un pirata stereotipato che rimane sulla nave. Kaido a Wano, Big Mom a Whole Cake Island, e in precedenza Fishman Island. Barba Bianca ha una piccola isola, dove Neko Mamushi e Marco si sono incontrati prima del raid. Barba Nera a Hachinosu, Rufy a Fishman Island, Buggy all'isola Fanfaron. Quindi, Buggy rispetta appieno questi requisiti. Analizziamo ora il background di Buggy, e il modo in cui è considerato pericoloso. Durante la guerra di Marineford, il mondo conosce meglio la sua storia. È considerato una minaccia assoluta, agli occhi delle persone normali, dell'universo di One Piece. Precedentemente, è stato membro della ciurma del re dei pirati, Goldie Roger. Ha un legame fraterno con l'attuale imperatore Shanks. È andato sull'isola Lodestar, ed è quasi stato su Rough Tail, quindi è stato ad un passo dal One Piece. È rimasto indenne a una scaramuccia con Mihawk, ovviamente in maniera molto ironica. È stato un membro della flotta dei Sette. È il leader della Buggy's Delivery, un gruppo di mercenari. Dopo la sconfitta di Doflamingo, occupa il suo posto in termini di business. In pratica, sulla carta potrebbe benissimo essere definito uno dei pirati più temibili. Inoltre, la ciurma di Buggy ha un sacco di parallelismi, così divertenti ma allo stesso tempo così legittimi, con la ciurma di Rufy. Kabaji, è il primo ufficiale della ciurma di Buggy, è parallelo a nient'altro che Zoro stesso. È uno spadaccino, tecnicamente, usa la spada. Non solo usa la spada, ma anche calci e altri attacchi a sorpresa, turbini di lame, e soprattutto sputa fuoco. Ma chi altro usa una spada, calci, attacchi a sorpresa e fiamme? Semplice, King, che è stato già affrontato da Zoro a Wano. Inoltre, anche Kabaji ha i capelli verdi, ed il suo aspetto è molto simile a quello di Zoro, soprattutto per quanto riguarda l'abbigliamento. Proseguendo, abbiamo Galdino, l'uomo di cera, rispecchia Sanji. Il suo pseudonimo nella Baroque Works era Mr. Tree, e Tree in giapponese si dice San, devo aggiungere altro? Il suo abbigliamento, dopo il salto temporale, è simile ai vestiti e alle camicie di Sanji. Il suo potere manipola la cera, in qualsiasi forma voglia, cambia tra stato solido e liquido, e controlla il suo movimento in entrambi gli stati, e trasforma se stesso in cera. È letteralmente una versione alternativa di Katakuri. Inoltre la sua cera è un ottimo abbinamento per il fuoco di Sanji. Parliamo ora di Alvida, la prima antagonista della serie. È correlata a Yamato. La sua arma è letteralmente uguale alla mazza di Yamato, solo più appuntita. Il suo frutto le permette di usare la scivolosità per ridurre l'attrito e scivolare a grande velocità. Sembra che sarà molto abile a muoversi sul ghiaccio, ma chi possiede i poteri del ghiaccio? Esatto, Yamato. Moji, il domatore di bestie, è un uomo bestia con un grande corpo rotondo, molto simile al fisico rotondeggiante di Jinbe. Ricci, la bestia di Moji, è l'animale domestico della ciurma di Buggy. Chi è l'animale domestico dei capelli di paglia? È Chopper, il più carino della ciurma. Passiamo ai mitici funambolici Funambulus. Il primo è un uomo dalla pelle scura, e il suo abbigliamento mostra il petto e i pantaloni larghi. Usopp è un uomo dalla pelle abbastanza scura. Anche il suo abbigliamento, dopo il salto temporale, mostra il petto e indossa pantaloni larghi.
il secondo membro, ha i capelli arancioni, ed ha persino un tatuaggio blu, molti parallelismi con Nami. L'ultimo membro è magro, con zigomi e mascella molto definiti, come se fosse uno scheletro. Penso sia chiaro il riferimento a Brook. Poi abbiamo i Domingos, un trio bello affiatato, che probabilmente sfiderà Nico Robin. Perché, lasciatemi spiegare, uno dei membri è di pelle scura, Robin era di pelle scura nella prima presentazione. Un altro membro ha la pelle chiara, Robin ora ha un colorito molto pallido. Ma soprattutto, in spagnolo Domingos significa domenica, e lo pseudonimo di Robin nella Baroque Works era Miss All Sunday, un chiaro riferimento, non credete? Per quanto riguarda il nostro clown, i punti appena discussi lo rendono già un candidato valido, ma cosa più importante è il suo antagonismo con Rufy. Infatti, i piani di Buggy vengono sempre messi a soqquadro da Rufy. Il viaggio di Rufy aveva già portato involontariamente all'abolizione del sistema della flotta dei sette, di cui appunto Buggy faceva parte. Ed ora che Joy Boy si è risvegliato, Rufy è pronto a portare tutto questo a un livello superiore, e in questo caso, scuoterà il sistema e romperà lo status quo di ciò che un imperatore dovrebbe essere. E porterà all'eliminazione del sistema degli imperatori, di cui il povero Buggy è appena entrato a farne parte. Siamo giunti al termine del video, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se il video vi è piaciuto, mettete un like, iscrivetevi al canale, e cliccate sulla campanellina.